Salve a tutti, oggi con me Filippo Giannini di tradingfacile.eu per vedere quello che succederà sui mercati internazionali. Allora Filippo, lascio a te grafici e parola. Sì, ciao Rossana, bentrovata. Oggi volevo analizzare con te quanto sta accadendo sul nostro FTSE MIB che è stato un protagonista di ribassi nel corso delle ultime sessioni, e questo perché l'avevamo appunto detto nelle precedenti occasioni: il mercato di fatto, andando a completare questo modello di distribuzione a doppio massimo decrescente, diciamo, aveva aperto alla possibilità di appunto assistere a dei ribassi. Noi avevamo dato un target che era posizionato in area a 21.500 punti, e su questi livelli, proprio poco sotto, il mercato ha trovato per ora supporto. In questo momento il tema è cercare di capire se la correzione è terminata o comunque dobbiamo invece prepararci a nuovi ribassi. Io, da quella che è l'impostazione tecnica, vedo che cosa? Che il mercato sta provando a fare una base di accumulazione qui sotto, e nel caso appunto il mercato riuscisse, dopo aver fatto appunto base in area 21.600 punti con i minimi di oggi, riuscisse a riportarsi sopra quota 22.000 punti, tecnicamente questo dovrebbe essere inteso come un segnale di forza. Tuttavia, vista comunque la successione di minimi decrescenti che il mercato non è riuscito per ora ad interrompere, non possiamo per ora scongiurare il rischio di ribassi. Anzi, io ritengo che ci sia spazio in questo momento per un'ulteriore discesa, e quindi credo che il mercato possa arrivare, ci rispostiamo sul time frame giornaliero, possa arrivare quantomeno a testare quota 21.000 punti. In area 21.000 punti, dove troviamo questi minimi importanti del 21 dicembre, fatti insomma prima di assistere a quello che era stato il cosiddetto, no, rally di Natale. Su questi livelli io ritengo che possa esserci una base di accumulo maggiormente significativa, e quindi questa potrebbe essere una base insomma sulla quale poi ripartire sulla via dei rialzi, dato che il quadro tecnico, insomma il quadro di fondo, è comunque sia un quadro ancora costruttivo per quanto riguarda il nostro FTSE MIB. Occhio però, perché se neanche quota 21.000 punti dovesse riuscire a frenare appunto i ribassi, a quel punto il break di quota 21.000 punti innescherebbe con tutta probabilità una ulteriore gamba ribassista, in grado di estendersi potenzialmente fino a quota 19.800-19.750. Però ecco, anche qui, fino a questi livelli, quest'area insomma evidenziata qui in blu, diciamo, ecco, la tenuta del trend long non sarebbe, diciamo, ecco, comunque a rischio. Quindi, ripeto, poi in un'ottica insomma di medio e lungo periodo ci sarebbe ancora possibilità di assistere ad un mercato insomma, ecco, al rialzo. Ottimo Filippo, vedremo quello che succederà poi. Io intanto ti ringrazio per la panoramica e con te rimando come sempre l'appuntamento alla settimana prossima. Grazie Rossana, settimana prossima.